Il Leo Club Taranto è una delle realtà associative presente qui oggi a Lama, sentiero dei poeti e degli artisti. Ci troviamo, per intenderci, via Mughetto Cancello Rosso, proprio come così nome, diciamo, di punto di riferimento, un'iniziativa di varie associazioni capeggiate da Rotaract per la pulizia e la bonifica di tutta quest'area splendida che si affaccia sul mare, un'iniziativa in collaborazione con Chima Ambiente AMIU, e abbiamo il rappresentante, appunto, dell'associazione Turnone. Allora, una mattinata in cui si è lavorato con impegno, ma anche con gioia, con soddisfazione, perché poi è bello vedere una zona inizialmente sporca e poi ripulita. Come dire, l'impegno di ciascuno, di ogni associazione, è come una goccia che riempie l'oceano. Certo, beh, una mattinata sicuramente impegnativa ma estremamente soddisfacente, devo dire. Finalmente torniamo in presenza, nel senso che è stato un anno un po' difficile per via dell'emergenza pandemica. Noi come Leo Club abbiamo cercato di strutturare le nostre attività in accordo con quelle che sono state le direttive per la prevenzione rispetto alla pandemia, e siamo finalmente contenti di essere scesi a fianco degli amici del Rotaract Club Taranto, che hanno pensato sin da subito di coinvolgerci in questa iniziativa. Noi cerchiamo di occuparci di vari ambiti. Questo è un ambito che potrebbe ricadere entro la macro categoria del Leo for Green. Cerchiamo di occuparci di sostenibilità ambientale, di offrire quello che può essere il nostro contributo anche nel risanamento a fianco delle istituzioni sotto il profilo del volontariato. E questo è un litorale, tra l'altro, ne abbiamo scoperto la bellezza da poco, perché è abbastanza semisconosciuto per chi non abita in loco. Devo dire che io per primo non conoscevo questa visuale, non conoscevo quella che può essere l'importanza a vari livelli di questo luogo. Devo dire che è anche una mattinata istruttiva per quanto ci riguarda.